Anche il fumo fantastico, grazie signori, grazie per essere qui a nome di Casa Sanremo Estate. Fatemi un applauso, grazie per essere stati con noi, alla prossima. Figurati. No, ti giuro, mi mancano queste cose, per cui basta, adesso facciamo i seri perché è un momento serio. Buonasera, lei è il numero? Prego, si accomodi, faccia la maschera pure. Ok, attenzione, passo per vado, non l'abbiamo visto e sentito. Ok, faccio così adesso, giro, poi faccio un'apparizione improvvisa sul palco, poi come se non mi aveste mai visto, faccio un applauso di quelli da casa, saremo stati, ok? Ok, va. Silenzio, shh, zitta. C'è la signora del secondo piano, al vero che dorme. Vi vedo che pensare, anzi mi sento che per fare la champagne, perché devi infilarti in queste cose? Signore e signori, buonasera! Rock and roll! Che bella sta cosa, sempre più abbagliato dalle luci della location. Potete fare quello che volete, tanto non vi vedo, nel senso che le luci sono qua per dare importanza al palco. Grazie per essere qui con noi in questa seconda parte di serata, in questo secondo appuntamento con Casa Sanremo Estate. Applauso. Vado a ritirare la mia cartellina perché adesso faccio il presentatore serioso, anche se il mio stile sarà diverso da quello, signore e signori, buonasera, tra qualche istante. Devo cambiare gli occhiali. A parte gli scherzi, tanto ringraziamento enorme per Alleghe Funivie e il Comune di Alleghe per questa opportunità, e ci faranno delle sorprese, degli interventi. Ehi, hai visto? Ragazzi, micromagia o fortuna, come si suol dire. Allora, nella prima parte di questo format abbiamo dato spazio a tutto ciò che ha a che fare col territorio, abbiamo sentito delle bellissime storie, ci hanno raccontato delle bellissime storie, anno non abbiamo cucinato. Quindi abbiamo un po' raccontato il territorio, questo è l'obiettivo di questo format Casa Sanremo Estate, che nasce da un'idea incredibile, geniale di Casa Sanremo, raccontare il territorio con questo viaggio itinerante, per poi dare spazio nella seconda parte, quella che state cominciando a vivere voi, della serata, a delle voci, a degli artisti emergenti locali che avranno l'opportunità di salire su questo palco ed esprimersi. E oggi, nello specifico, a chiudere la serata di oggi, ci saranno i Mattia Bazzarra, a cui facciamo un applauso, con i quali parleremo e canteremo, anzi, canteranno parecchio, e cercheremo di trovare dei momenti di unione, con alcune parole faremo delle suggestioni, cercheremo di viaggiare nel mondo della musica. E io sono pronto per dare inizio alla serata, foglio questo metto qua, poi lo recupero, non prima di aver invitato sul palco due persone fondamentali, importanti. Come fondamentali importanti sono tutti quelli che lavorano anche dietro le quinte, anzi ne approfitto e faccio un saluto adesso a tutti i tecnici, coloro i quali lavorano dietro, non li vedete, salutiamoli con un applauso, i tecnici audio, video, che monta, smonta, pulisce, resetta e di solito non chiude il gas. Allora, Vincenzo Mussolillo, che è il patron di Casa Sanremo, e il presidente della provincia di Belluno, Roberto Patrin, che so essere qui presenti, se volete passare sul palco, eccoli! Ci avevano la porta chiusa. Tu ormai sei diventato un perfetto fruitore della montagna. Giusto. Prego, accomodati. Se fossi stato al mare, ero già in... Perfetto fruitore del mare. Allora, deve arrivare, è emozionato per l'inizio del campionato, da lì. No, perché lui è abituato, ieri sera, la prima serata abbiamo fatto l'accesso di lama, avendo gli strumenti già pronti, quindi non... L'applauso Roberto, benvenuto. Grazie per la canzone, adesso di arrivare anche il giorno con te. Allora Vincenzo, grazie a te. Questa bella avventura che hai creato, che avete creato. Diciamo che è un 33, è un 33, nel senso che innanzitutto buonasera a tutti. Siamo partiti da un progetto più grande,
che è fatto di passione e di amore per il territorio grafico, perché vive, perché guida come presidente di provincia. Quindi, benvenuto a Sanremo, si è innamorato di una città, di un concetto, di un festival, e ha detto io l'anno prossimo voglio raccontare la mia terra qui, nel festival più importante d'Italia, nella città che rappresenta al massimo l'evento più importante d'Italia, e lo voglio fare portando la mia terra. Bene, ci siamo, iniziamo a costruire questa storia. Poi di lì Umberto La Pozzetta, che ci ha messo in contatto su questa cosa, ha fatto partire la sciclina, sì, ma per arrivarci facciamo qualcosa insieme. Bene, nasce la Sasa di Mestare, dove la battezziamo? Qui. E da qui poi l'appetito viene mangiando, è diventato un tour, siamo qui per 5-6 giorni, abbiamo giocato Mel, Allegher, la Romagna Cortina dove siamo 3 giorni, ma è diventato un tour interessante, perché poi portare il brand Sanremo, che molto spesso anche per i sanremesi è come non è percepito importante, come chi vive a Cortina non ama, ama Cortina ma non ha il percepito di Cortina, quando un posto è bello lo si vive tutti i giorni, si ha quasi una suefazione della bellezza. Invece Brand Sanremo da portare in giro d'Italia con il marchio Casa Sanremo è diventato un tour che toccherà nei prossimi giorni. La Campania, andremo a Ischia, andremo in Sicilia, torneremo in Calabria e per l'anno prossimo è già prevista, lo dico con molto orgoglio, un tour che da maggio a settembre tornerà a girare una parte d'Italia e ha promesso nei confronti di Roberto Pardini è quello di ricominciare da qui. E di questo gli dico grazie, perché nel momento in cui sul nostro brand, che da 16 anni volente o volente è diventato un brand importante a fianco a quello del festival, c'è una storia che è fatta di persone, di uomini e di donne che ogni giorno lavorano intorno al progetto, lo fanno per 11 giorni e 28, 11 mesi e 28 giorni, tutto l'anno per decidere di questo progetto. E siamo orgogliosi e contenti di aver iniziato da questa terra e vi faccio i complimenti, perché rispetto a tanti altri posti d'Italia siete persone che amano il territorio e si vede per come lo trattate tutto il tempo. Quindi i complimenti vanno anche all'amministrazione di Ale, che sono il sindaco, che è nascosto da qualche parte, la luce non mi fa vedere dove è seduto. Ho parlato già abbastanza, ti lascio un po' con Umberto Pardini e poi la musica, ragazzo. Tu non canti. Buonasera a tutti e grazie di essere qua, e grazie soprattutto a Vincenzo e Umberto che non posso scusare di stare a dire della mia passione per il Festival di Sanremo, è stato un pretesto, quella di aver condiviso con me questo percorso che invece cercheremo di portare avanti, soprattutto per promuovere il nostro territorio, come giustamente diceva lui, nello spettacolo più importante che il nostro paese organizza, che è quello del Festival di Sanremo. Lì noi ci saremo con degli spazi dove promuoveremo il nostro territorio, promuoveremo le eccellenze del nostro territorio, quindi non solo quelle musicali, quelle culturali, quelle storiche, quelle paesaggistiche. Questo è un po' l'obiettivo, quelle culinarie. Quindi sarà un po' un percorso che faremo insieme, coinvolgendo le associazioni di categoria, tutto il mondo bellunese che dovrà essere partecipe di questo grande momento, diciamo così, di valorizzazione del territorio. Quindi io ringrazio Vincenzo che quindi ha colto un po' la mia idea, e queste tre serate che abbiamo, che sono di fatto poi sono cinque, che abbiamo deciso come anteprima della nostra presenza a Casa Sanremo nel 2023, sono un regalo che facciamo un po' a questo nostro territorio, con artisti che magari non sono ora di gridissimo alla Vasco Rossi o alla Cesare Cremonini, per dire due che stanno facendo concerti con migliaia di persone, ma penso che abbiano segnato un po' la storia della musica italiana, e quindi siamo orgogliosi di averli qui, di poterli ascoltare, ma poi permettetemi anche di poter avere l'occasione di ascoltare alcune delle nostre eccellenze musicali della provincia di Belluno. Quindi Mattia e Lise sono due di questi, devo dire che noi abbiamo tante band anche in provincia di Belluno che magari sarebbe opportuno farle conoscere a un pubblico più vasto, e perché no, magari potremmo invitare anche loro a Sanremo a condividere con noi questa grandissima festa. Ecco, questo è un po' un ringraziamento ai comuni di Borgo Valdelluna, con cui c'è il mio consigliere delegato Simone Deola, al sindaco di Alli, Danilo De Toni,
facciamo anche, spendiamo un ringraziamento ovviamente anche per il comune di Cortina a una ragazza che è Angelo, che ci ha dato un grande mano dietro le quinte, gli facciamo un applauso, perché alla fine appaiono sempre i presidenti, i sindaci, gli amministratori, ma dietro le quinte chi fa veramente il lavoro sono le persone che non si vedono sul palco, ma che permettono che tutto ciò possa essere un successo. E anch'io ho parlato troppo e vi auguro una bellissima serata. Grazie. Ma questo è quello che vi dico io, perché rendo un troppone. Un altro ringraziamento lo faccio a questo signore che è dietro mezza casa di Radio Più, che è la nostra radio del territorio e che ci segue, quindi dobbiamo dirgli grazie, perché anche lui veicola il messaggio di Casa Sanremo a tutti i suoi ascoltatori. E io veicolerò il mio curriculum, ma lui non si sa mai dove stesse sul spazio. Allora signori, siete pronti? Prego.